Come si deve, è un musical finale che stupirà ancora di più perché avremo più tempo, speriamo, va bene? C'è l'impegno, verrete? Verrai? Ti faccio trovare 4 litri di mate e tu poi... Va bene, adesso se ci date 5 minuti appena ci organizziamo, veniamo tutti quanti qui a prenderci un assaggio, un aperitivo multietnico che è stato preparato anche dai ragazzi, oltre che da suor Olga per quanto riguarda la Colombia, da Laura, dov'è Laura? Del Brasile, eccola lì. Insomma, siamo stati in tanti a lavorare su questo genere di intrattenimento che è semplicissimo, però è delizioso perché potremmo avere l'occasione di degustare bibite da tutto il mondo veramente. Dateci solo 5 minuti di tempo, grazie. Applauso, qua davanti, bravo. Qui a Orazio. Che fedine l'ha preparato. Sulla scena le storie di vita di questi ragazzi, perché fino a 3 giorni fa non c'era niente di preparato. Questo viene fuori dalle storie, dall'incontro, dal dialogo di persone molto diverse, con culture diverse, provenienti da paesi diversi, e con due ragazze, due splendide ragazze che lavorano a Roma e che da anni lavorano col teatro degli oppressi, col teatro sociale, col teatro forum. Noi non possiamo permetterci come città di perdere i giovani che altrove fanno cose meravigliose. Io mi sono permessa di chiedere a una mia amica con cui sono cresciuta, ho detto: Lara, vieni qua, torna. Torna perché è l'occasione di riproporre tutte quelle cose che fai là, dove ti sei formata, qui, perché ne abbiamo bisogno. Il senso è questo, il senso è costruire assieme a loro, e quindi con le storie di vita. Questo è il significato di questo spettacolo. Sì, è un palco, ma questo palco, io non so quanto è arrivato a voi, parlo così perché io 3 giorni li ho vissuti con loro, e vi dico che quello che mi hanno trasmesso è molta energia. Oggi, quando piantavano l'albero, pensavo a semplicemente una cosa, poi ascoltando le storie di vita che loro avevano raccontato. Loro sono protagonisti di una primavera dei giovani, una primavera che sta vivendo il Maghreb, e loro quella primavera oggi per noi ce l'hanno regalata. Io non so quanti di voi hanno colto, ma ce l'abbiamo qua in piazza. Hanno piantato l'albero, quest'albero non è solo della fraternità, quest'albero è dell'impegno. Questi sono ragazzi che continuano a vivere qui dando testimonianza alla nostra città, ma noi tante volte siamo sordi, hanno tanto da insegnarci. Io spero che questa, diciamo, sperimentazione abbia un seguito, perché credo che il teatro, quando è teatro sociale, abbia una carica enorme, non solo per loro che si liberano, trasmettendo
noi, ma per noi, per raccoglierlo, perché siamo un paese che dorme. E io mi sono sentita schiaffeggiata in questi giorni e questo ve lo volevo comunicare. Per cui un aperitivo e si ricomincia. Grazie.